Perché vi domanderete? Perché sebbene YouTube sia la miglior piattaforma per crescere e raggiungere tantissime persone, perché? Perché semplicemente per le tre condizioni che abbiamo detto prima, sui social, Facebook, TikTok. Assalamu alaikum, io sono Karim di Radicati nella Scienza e questo è un canale completamente dedicato alla religione islamica. Per la questione del famoso sondaggio, oggi parliamo di social network. Questo è un video importantissimo poiché dopo la sua visione avrai informazioni circa i social che molte persone ignorano. Vedremo infatti come funziona la mente umana, perché i social possono essere un pericolo per i tuoi obiettivi, perché secondo me YouTube è la migliore piattaforma per fare dawah online e perché invece molti musulmani preferiscono altri social e trascurano YouTube. Tutto questo e molto altro in questo video. Allora, questo non è un video del nonno che vi fa la paternale sui social. Oppure il video che ti mostra gli studi scientifici che dicono che stare sui social fa diventare tristi o che i social fanno male scientificamente. Non si parla di questo, non si parla di informazioni banali che tutti sanno, bensì parleremo di alcune informazioni che non sono per niente banali e che sono sconosciute ai più. Allora, se tu stai a scorrere i feed dei vostri social, dei tuoi social, Facebook, Instagram, TikTok, le cose che possono accadere sono tre. Seguimi con attenzione, tre. Uno, che quello che guardi ti piace, quindi continui ancora. Due, le cose che guardi non ti piacciono, può capitare che guardi qualcosa che non ti piace, quindi ti dà fastidio, magari scrivi il commento brutto e quindi ti dà fastidio, insomma. Oppure la terza cosa, che quello che guardi può non farti né caldo né freddo, quindi guardi cose di cui sei indifferente. Le cose che possono accadere sono principalmente queste. Allora rispondiamo all'ultima che abbiamo detto, quella in cui sei indifferente a quello che vedi. Se sei indifferente a quello che vedi, perché ci stai lì sui social? Se guardi cose che non ti fanno né caldo né freddo, perché ci stai? La seconda cosa è che guardi cose che non ti piacciono. Guardi cose che ti fanno magari venire invidia, rabbia, quindi ti turba, leggi cose che ti turbano. Anche qui la domanda è la stessa: che ci stai a fare se guardi cose che ti turbano, che ti danno fastidio, che ti fanno magari venire gelosia? Perché i social sono questo, la gente che fa vedere le cose belle che ha e nasconde più possibile cose brutte che ha. Quindi magari ti fa vedere che ha delle ricchezze, ti fa vedere che ha, non so. Quindi magari guardi cose che ti fanno venire gelosia, non so, vedi una coppia felice, cioè, ma io non ho una coppia, non ho un compagno così, una compagna così, vedi quello che magari ha 20 anni, ha tante ricchezze, tu magari ne hai 50 e non hai combinato nulla nella tua vita, quindi provi tristezza. Quindi che ci stai a fare lì sui social? Veniamo invece adesso alle cose che ti piacciono, guardi cose che ti piacciono e ti divertono e ti soddisfano. Magari sei annoiato e quindi apri Instagram o TikTok o Facebook e vedi un post che ti intrattiene, che ti piace. Ora voi penserete che questa condizione sia la migliore, sia una cosa bella, sia una cosa positiva, che guardi cose che ti intrattengono e ti piacciono. Ma la verità è che questa è la cosa più terribile che possa succedere. È che questa cosa è la peggiore delle precedenti che abbiamo visto. Perché guardiamo un attimo come funziona la mente umana. Cosa vuole l'essere umano? L'essere umano vuole un risultato e lo vuole subito. Con quel risultato vuole essere felice. E quindi vuole essere felice, ma a tre condizioni. Vuole essere felice subito e velocemente, la velocità. Vuole una cosa subito, non vuole aspettare. Non vuole aspettare uno che vuole una forma fisica perfetta, vuole esserlo subito. Non andando in palestra, stando magari per un anno, non lo so quanto tempo ci vuole.
a faticare, vuole subito. Infatti, ci sono gli elettrostimolatori che come pubblicità hanno il fatto che tu puoi fare addominali semplicemente stando sul divano, e sono questi elettrostimolatori che ti fanno avere la tartaruga senza fare niente. Infatti questa pubblicità qua è molto molto forte e funziona bene, perché la gente non vuole andare in palestra a faticare, fare gli addominali, vuole le cose subito e velocemente. Quindi la prima condizione, la velocità, la gente vuole le cose subito. Due, la facilità, vuole cose facili, non difficili. Terzo, gratuitamente, vuole le cose gratis, la gente, l'essere umano in genere vuole cose gratis. I social soddisfano questi tre requisiti, perché tu non paghi per andare su Facebook o su TikTok, però quando apri TikTok o Facebook o Instagram, vedi cose che ti piacciono e che ti danno una scarica di dopamina. La dopamina è l'ormone che ti fa sentire felice, che ti fa sentire bene, realizzato. Quindi ti danno subito questa scarica di dopamina e tu sei contento, sei felice perché non hai pagato, hai ottenuto quello che volevi subito e ti intrattiene così. Quindi guardando video brevi così ti intrattengono e ti piacciono e tu continui ancora. Quindi i social ti danno dopamina, sia che tu sia fruitore o che sia tu il creatore di contenuti. Per esempio, TikTok è una piattaforma studiata ad hoc per soddisfare questi tre requisiti che abbiamo visto. Perché appena voi aprite TikTok, appena lo installate, lo aprite, subito TikTok ti fa vedere dei video brevi, divertenti, che ti intrattengono, senza neanche aprirli. E fa anche una ripetizione forzata, perché tu non stai neanche ad aprire il video, ma si apre da solo e comincia subito a parlare. Ti fa anche una ripetizione forzata, proprio una cosa che io trovo aggressiva, questa cosa qui di TikTok. E soprattutto dà anche la dopamina ai creatori di contenuti, perché appena postate un video su TikTok ha subito delle visualizzazioni, dei commenti, cosa che non è vera per YouTube, per esempio. Voi adesso vi chiederete: ma qual è il problema di provare dopamina sui social? Qual è l'errore? Qual è il problema? Io non posso star lì su TikTok a vedere, guardare, divertirmi, non posso. Qual è il problema? Ci sono ben tre problemi. Il problema numero uno è la grande perdita di tempo passate a guardare quei contenuti. Quindi tu stai lì a guardare il primo video su TikTok, guardi il secondo, il terzo, uno tira l'altro, lo stesso per Facebook, Instagram, tu guardi un contenuto, ne vuoi guardare un altro ancora e così via. Stai a guardarne tanti finché non ti arriva al posto quello che ti piace di più. Quindi passa molto tempo senza che voi ve ne rendiate conto. Questo è il problema numero uno, la perdita di tempo. Il secondo motivo è che la gran parte dei contenuti che vedi sui social sono inutili, non servono a nulla. Per esempio, non è che se tu leggi la frase di Einstein postata da qualcuno su Facebook o su Instagram, non è che se tu leggi un aforisma di. Non è che se tu leggi delle parole di Einstein diventi Einstein, non si diventa intelligenti sui social, questo è poco ma sicuro. Soprattutto non si può imparare, non si può diventare intelligenti o colti su TikTok guardando il video di 70 secondi, di 15 secondi, quant'è. E il terzo motivo, che è quello più importante, è che se voi prendete dopamina dai social, non prenderete dopamina facendo ciò che vi serve effettivamente, ciò che effettivamente vi serve. Perché se voi vi dopaminizzate sui social, poi quando fate le cose che effettivamente servono, che ne so, come studiare, come. Non so come realizzare un vostro obiettivo che avete, quando fate quelle cose che dovete fare, non sentite dopamina perché la sentite già sui social. E infatti, se avete un obiettivo, un progetto, non potete stare sui social. Se voi avete come obiettivo quello di memorizzare il Corano a memoria, quello di memorizzarlo tutto dall'inizio alla fine, non potete stare sui social. Non potete, perché non proverete piacere a fare l'attività che volete fare. E poi anche perché quelli su Facebook hanno tutt'altri obiettivi che memorizzare il Corano. Quindi se voi prendete dopamina dai social, non la potete prendere dai vostri progetti o dai vostri obiettivi, perché i vostri progetti e obiettivi
richiedono un tempo per sentirvi realizzati, richiedono un tempo molto 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 più grande. Invece TikTok, Facebook vi danno gratificazione subito, una gratificazione immediata. Se voi per esempio vi ricordate quando abbiamo parlato della musica, a Radicati nella sentenza, a un certo punto si è detto questo: le musiche che sentiamo oggi sono sataniche e portano alla trasgressione e servono a far leva sulle nostre emozioni più profonde e a stimolare il rilascio di dopamina. Tant'è che le persone che ascoltano molta musica non riescono ad ascoltare il Corano, subhanallah. Perché le due cose vanno a frequenze diverse. Chi ascolta musica in genere non ascolta il Corano. E chi ascolta il Corano in genere non ascolta la musica. Questo perché chi prende dopamina dalla musica non la prende dal Corano. Il Corano non fa più effetto, non si prova più piacere ad ascoltare il Corano, uno che ascolta molta musica. Lo stesso le persone che stanno molto sui social in genere non leggono libri. Perché chi prende dopamina dai social non la prende più dai libri. Quindi, cari fratelli e carissime sorelle, la scelta saggia è levare via i social, levarli, toglierli, o quantomeno non usarli. Si possono usare se vi servono per lavoro, quindi vi portano a casa dalla casa, oppure per fare da'wah, perché i musulmani sono sui social, quindi tanto vale creare e ricordare di Allah subhanahu wa ta'ala sui social. Ma per scopo personale è meglio evitarlo del tutto, meglio evitare i social del tutto. Io personalmente non li uso, usavo Facebook, ma poi ho smesso di usare Facebook e la mia vita è cambiata totalmente in meglio. Ora uso solo YouTube, che è la mia piattaforma preferita, perché potete trovare qualunque cosa, ad imparare qualunque cosa. Quindi se voi fate una ricerca trovate tanti risultati su quella ricerca lì, ad eccezione dell'Islam. Se cercate un argomento che riguarda l'Islam trovate pochi risultati, se non addirittura nessuno. Questo perché? Questo perché ci sono tanti musulmani che fanno tanta da'wah dentro a Facebook e Instagram, un pochino anche su TikTok, ma invece sono molto pochi su YouTube. Perché vi domanderete? Perché sebbene YouTube sia la miglior piattaforma per crescere e raggiungere tantissime persone, perché? Perché semplicemente per le tre condizioni che abbiamo detto prima, sui social, Facebook, TikTok, quella roba lì, si prova subito gratificazione, i risultati arrivano subito. Non dopo 1 anno, 2 anni, 3 anni. Quindi perché YouTube non soddisfa no, perché YouTube non soddisfa due delle condizioni che abbiamo detto prima. Non è veloce nei risultati, non ti dà risultati subito. I primi video probabilmente li guarderai solo tu che li avrai caricati. 2, YouTube non è semplice, non è semplice. Devi fare i video, devi imparare a montarli, devi conoscere la SEO, devi conoscere l'argomento, devi pensare alla grafica, eccetera, eccetera, eccetera. Però la cosa bella di YouTube, d'altro canto, è che YouTube è gratuito, non costa niente, non ha dei costi fissi e ti permette addirittura di posizionarti nei risultati di ricerca di Google. Non è come un sito in cui c'è un costo effettivo, devi pagare una quota annuale per stare online. Anch'io sono partito facendo da'wah su Facebook, però poi ho capito che uno magari che cerca i miei contenuti su Google non li avrebbe mai trovati, perché appunto un post su Facebook o su Instagram lo vedono solamente le persone che poi lo guardano, poi dopo un po' non, il post non li vedrà più nessuno. Per questo ho iniziato a caricare dei video su YouTube. Ho iniziato a far così perché il mio interesse all'epoca era solamente quello di farmi trovare da chi mi cerca, da chi cerca il titolo del mio video. Il mio scopo all'inizio era questo, non era quello di creare community o di avere chissà quanti iscritti, non era quella la mia intenzione quando facevo i primi video. Poi addirittura ho creato il mio primo sito web che si chiamava lucedelislam.com. Ero giovanissimo all'epoca, avevo addirittura anche pagato il sito
Però poi quel sito lì l'ho abbandonato perché WordPress all'epoca mi sembrava qualcosa di complicato. Adesso, dopo un po' di anni, ho rifatto il sito, ho fatto un nuovo sito che si chiama radicatenascienza.com. Però se voi ci andate a vederlo, adesso è vuoto perché lo devo ancora sistemare. Quindi i musulmani fanno tanta dava su Facebook perché lì sono dopamizzati e poco su YouTube. Per questo c'è questo grosso buco che io ho notato e cerco, inshallah, se Allah vuole, di riempirlo questo buco. Infatti uno di voi me l'ha scritto che sono fra i pochissimi che fanno video con regolarità sull'Islam su YouTube. Quindi, carissimi cari fratelli e gentilissime sorelle, se avete degli obiettivi, dei progetti, ma non provate piacere nel realizzarli, dovete levare i social. Lo stesso dicasi per la TV, per la PlayStation, Netflix, altre cose inutili vanno completamente eliminate. Fatelo e la vostra vita cambierà drasticamente in meglio. Iscrivetevi al canale Telegram, iscrivetevi. Ma assalamu. Radicati nella scienza. Ti è piaciuto il video? Bene, ricorda di mettere mi piace e condividilo con le persone a cui vuoi più bene. E commenta per farci sentire la tua opinione. Da noi di Radicati nella scienza avete tutto il rispetto e ammirazione. Radicati nella scienza.